Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Ormai è passato più o meno un mese da quando siamo ritornati dalla Sicilia e già ci manca tantissimo. In effetti sì, sentiamo la mancanza del cibo, dell'ospitalità, delle persone e di tutto quanto, tra cui i paesaggi. E quindi ci è venuta una brillante idea, quella di cercare la Sicilia proprio qui a Parigi. Questa giornata mangeremo per colazione, pranzo, cena e se ci scappa fuori anche lo spuntino, solo cibo siciliano. Sì, infatti abbiamo spulciato nel web e abbiamo trovato tantissimi ristoranti o epicerie completamente siciliane. Perché non provarle? Iniziamo subito? Andiamo! Carino comunque questo quartiere, non ci eravamo mai stati, non sembra di essere dentro Parigi, sembrano più quei quartieri fuori Parigi, come potete vedere nei nostri vecchi video. Andiamo! Intanto sono arrivati i due estate ovviamente al limone ed ecco arrivati i nostri arancini barra arancine. Per non dividere il web li chiamiamo, sì, in tutti i due modi. E quella specchia e noci non c'era tantissima scelta, diciamo. Gorgonzola e noci. Ah, siccome è buono? A parte che ustiona, però è molto buono, molto saporito. Sembra di essere tornati in Sicilia. Comunque ragazzi, ci manca ogni giorno di più, soprattutto il cibo. Gorgonzola e noci sta bene insieme già di per sé, quindi questa è un'ottima combinazione. E questo invece cos'è? Amatriciana. Amatriciana, molto siciliana, diciamo. Cos'altro c'era? C'era vegetariana e? Vegana, questo, e spaghetti, altra roba. Quindi abbiamo preso questi due. E ora assaggiamo quello all'amatriciana, vai, facci sapere com'è. Dottore, a posto? Buono. Non me l'aspettavo, un po' più succoso, però si sente amatriciana. Comunque è un buon arancino arancina. Costa 3,90 euro, comunque un prezzo medio, perché solitamente a Parigi si trovano sui 4 euro e spesso sono anche molto più piccoli, quindi ci sta, buono. Approvato. Alla fine ragazzi, scusatemi, ma lo sto mangiando col cucchiaio perché è molto molto caldo e si è sfatto tutto. E ovviamente non poteva mancare il dolce. Ebbene sì ragazzi, volevamo prendere la brioche con la granita perché avevamo scoperto che qui ce l'avevano, solo che poi ci hanno detto che in pratica la granita la puoi prendere solo tipo al chilo. Sì, esattamente, quindi... purtroppo. E quindi abbiamo preso questo dolce al pistacchio, la sfogliatella al pistacchio e questo dolce alle mandorle. Sinceramente non sappiamo se sono dolci siciliani, cioè le sfogliatelle non sono siciliane, lo sappiamo, però queste cose qui non saprei, quindi ragazzi ditecelo voi giù nei commenti come si chiamano e da dove vengono. Le abbiamo prese solo perché sono al pistacchio, tranne quella. E sono molto molto buone. Cosa c'ha dentro? Una crema di ricotta, la stessa del cannolo, e tipo un pan di Spagna, molto molto buona. Ricotta, pan di Spagna e poi il croccante delle mandorle. Adoro, non vedo l'ora di assaggiare quella al pistacchio. La Nutella al pistacchio sopra. C'è la Nutella al pistacchio? Ah, ecco, sì. Cioè io sento solo Nutella al pistacchio, quindi dentro non riesco a capire se è ricotta. Sembra più crema al pistacchio che ricotta al pistacchio. Comunque c'è sempre stato di pan di Spagna ed è molto molto buono. È una bomba. Adoro, verrei qua solo per mangiare questo. Ed è arrivata l'ora ragazzi di assaggiare la sfogliatella, che poi questa non è siciliana, in teoria è napoletana, però... C'è il pistacchio dentro. Sì. Non sono arrivata ancora al pistacchio. È molto denso, è freddo, non sa molto di pistacchio. Comunque è abbastanza buona. Ma sentiamo l'altro parere. Devo dire che la sfogliatella non è tanto croccante, ma risulta essere abbastanza morbida. E la crema al pistacchio è veramente densa e dolce. È buona, ma preferisco i dolci di prima. Esatto, molto molto più buoni. Siamo a Parigi, quindi trovare queste cose è un po' più difficile ed è molto buono. Ci siamo sentiti in Italia? Sì, mangiando sì, però l'ambiente comunque è quello francese. Abbiamo speso un totale di 24 euro, una media di 3 euro per ogni cosa che abbiamo preso, estate, vari dolci, tranne l'arancino che è venuto 3,90 euro al pezzo. Molto molto buono, ve lo consigliamo se volete fare una colazione o anche un pranzo veloce. Comunque ragazzi, come avete visto, hanno anche pizzerie, quindi cibo italiano confezionato come cantucci, biscotti, sì, oli, creme spalmabili, cipolle, focacce, tantissime cose. Però. Sì, quindi potete andare anche solo per comprare prodotti italiani.
Ed eccoci arrivati, c'è un pochino di gente, gli facciamo vedere il menù. Ah, ci sono i pizzoli, poi tipici siciliani, piatti principali, insalate e dessert. E ovviamente non può mancare il cannolo. Qui ci sono anche dei piatti del giorno che noi non abbiamo preso, abbiamo preso tutto a base di pistacchio in pratica. Comunque potete vedere che è principalmente un'epicerie siciliana, ma fanno anche dei piatti pranzo e cena. Per la cena in teoria ci sono anche dei taglieri. Infatti stavo pensando di ritornarci in futuro. Comunque fanno cucina italiana e siciliana, però principalmente siciliana. Ed ecco arrivato il nostro pizzo alla brontese che ci hanno gentilmente tagliato e diviso. E ve l'abbiamo detto, abbiamo preso tutto tipo a base di pistacchio. E hanno anche le bevande che bevevamo in Sicilia, quindi il mandarino verde che si è preso Stefano e l'arancia rossa. In pratica ritorniamo indietro nel tempo in Sicilia e siamo troppo emozionati. Una bevanda costa 4,50 euro, ovviamente siamo a Parigi, ragazzi, in pieno centro vicino a Artemetier, e vai, assaggia. Prima volta che mangiamo i pizzoli. Dentro dovrebbe avere rucola speck, scamorza mi sembra, e pesto al pistacchio. Sì, buonissimo la mamma. Questo sarebbe ottimo per gli aperitivi. In poche parole fanno principalmente pizzoli di tantissimi gusti e poi lasagne, burrate. Comunque il menù non è grandissimo, però comunque quello che fanno, fanno bene. Molto 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 buono. Approvato? Com'è il pizzolo? Di che sa? È una base pizza e ricorda anche un po' la schiacciata. Molto 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 buona, anche perché il formaggio combinato il col prosciutto, si sente? Il pistacchio, sì, è una bomba, ragazzi. È forte il pistacchio? È pistacchio buono. Ed ecco arrivata anche la nostra lasagna, sempre al pistacchio, sembra veramente buona, e ce l'hanno servita con delle insalate e dei pomodorini. È gigante. Sì, è una bella porzione. Metti la mano accanto come d'abitudine. Guardate quanto pistacchio. In teoria è pistacchio e pancetta, mi sembra. C'è anche della ricotta dentro. Pistacchio si sente, ma non troppo, non è invasivo. Molto molto buona. Cioè, guardate quanto pistacchio che straborda. Questa però sicuramente stuccherà, sono sicura, perché ha un sapore molto forte di ricotta. Non sono ancora arrivata. Ah, eccola. Cosa? La pancetta è sopra. È sopra, non so, forse dentro. Ma ti conviene mangiare tutta la pancetta così? Mangiala con la lasagna. Ci piace. La porzione è gigantesca. Approvato. Ma vogliamo parlare della bellezza di questa tazzina? E anche del piattino. Esatto, è bellissima. Comunque volevamo prendere la brioche con il gelato dentro, ma l'hanno finite, quindi abbiamo preso un cannolo da dividere. Ed ecco arrivato anche il nostro cannolo, sempre servito in questo piatto bellissimo. Sembra veramente buono. Dentro è ricotta, la classica ricotta. Poi fuori c'è il pistacchio. Molto buono. Stavo dicendo, è molto buono anche perché fuori è croccante e non è dolcissima la ricotta, quindi ci sta da Dio. E poi pistacchio è pistacchio. E ci hanno offerto anche un bicchierino di limoncello, veramente molto molto buono. Siamo appena usciti e cosa dire, abbiamo mangiato veramente molto molto bene, abbiamo speso in tutto 61 euro e abbiamo mangiato, come ha detto lei, bene e tanto, ragazzi, porzioni enormi, ci siamo saziati ed era tutto ottimo. Sì, i pizzoli stra stra buoni, secondo me vale la pena mangiare anche solo quelli. Sì. La lasagna era molto molto buona, però secondo me un po' stucchevole, nel senso che c'era poca pancetta che magari poteva tipo equilibrare il tutto, però sono gusti personali, ragazzi. Sì, cioè, esatto. A me è sembrato così, a Stefano magari invece no. Invece a me appunto è piaciuta tantissimo, solo che era una porzione gigante, in più c'era anche l'insalata accanto che anche quella contribuiva a riempirti ancora di più. E smorzava anche un po', diciamo. Sì. E peccato per la brioche, perché ero veramente molto curiosa di assaggiarla, però il cannolo buonissimo, ottimo, ragazzi, ottimo. Stra stra buono. È rinfrescante. Comunque ve lo consigliamo. E questa è una epicerie, una specie di alimentare italiano con però un ristorante. Lo stesso proprietario ha anche una pizzeria e un altro ristorante. E la pizzeria è quella che andremo ad assaggiare per cena. Là c'è Norma, che è sempre un ristorante siciliano della stessa catena di là, Massara mi sembra. Noi ovviamente andremo a mangiare la pizza. Sono tipo le 8, non serve riservare se siete in due, credo, così c'è scritto online, abbiamo provato a chiamare. E quindi vedremo se ci accettano, se no andiamo da Norma. Sì, andiamo.
Ok, ci siamo seduti ragazzi, siamo al piano di sopra perché sotto c'era un tavolino e era un po' stretto. Comunque il locale è molto semplice dai. Abbiamo ordinato tanta roba come sempre perché a noi piace ordinare. Due pizze e un aperitivo. Sì, dobbiamo assaggiare, no ragazzi? Quindi abbiamo preso due Aperol Spritz, un aperitivo, quindi mortadella al tartufo e carciofi e una pizza a testa. Ed ecco arrivato il nostro aperitivo. La mortadella come dai. Buonissima, mortadella al tartufo. Ed ecco arrivate le nostre pizze, la mia San Daniele e la sua Frontese e anche la sua Le Scaglie di Parmigiano. Poi vediamo se questa pizza ti farà ritornare in Sicilia. Vediamo il pistacchio, se si sente o meno. Diciamo che secondo me è un parere da persona che non ha assaggiato questa pizza. La scelta di mettere del parmigiano a scaglie su del pistacchio potrebbe coprire un po' il sapore del pistacchio. Esatto. Il pistacchio si sente poco, si sente quando più che altro lo mastichi, però ragazzi è una bomba questa pizza, cioè è saporitissima. Approvata? Super approvata. Ok, la mia ragazzi non ve la assaggio perché è una semplice San Daniele, l'importante era quella che contava. Ora la assaggerai anche tu così mi dirai la tua opinione. Esatto. Molto molto buono, mi piace. L'ho provata. Abbiamo preso anche un caffè, cioè io l'ho preso, c'è anche il cioccolatino ragazzi, caffè Vergnano. E lei un tiramisù che è bello bello grande. Non è siciliano però. Vabbè, non dai. Si dice mai di no al tiramisù ragazzi, mai. Siamo appena usciti, ovviamente ha piovuto perché se non piove non è Parigi. Esattamente. Ed è pieno anche da Norma. Sì, comunque abbiamo mangiato benissimo, pizza ottima, abbiamo pagato 16,50 ciascuna delle pizze e lei il tiramisù l'ha pagato 9 euro. Poi ovviamente anche lo spritz è costato 9 euro, un prezzo nella media per Parigi. Sì, comunque devo dire che il tiramisù era un bel pezzone di tiramisù, sì. Quindi ci stava. Sì, comunque sì, abbiamo mangiato più che bene. Ragazzi, scusate per la luce, ma è notte e stiamo registrando col telefono. Comunque, come avete visto, ci sono tantissimi ristoranti ed epicerie siciliane qui a Parigi. Anzi, sì, noi l'abbiamo scelti, c'è tantissima scelta. Molti erano chiusi domenica, come molti saprete, noi abbiamo solo la domenica libera, quindi abbiamo dovuto scegliere posti aperti solo di domenica. Esatto. Ma in realtà ce ne sono veramente tantissimi. Basta scrivere ristorante siciliano su Google e troverete una spilza di ristoranti. E speriamo che questo format vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like per supportarci e non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina. E al prossimo video. Ciao! Ciao.